anche nell'estate del 1914, come da tempo immemorabile, i popoli europei celebrarono l'avvento del solstizio d'estate accendendo fuochi di gioia nella vigilia di San Giovanni Battista, il precursore, e non presentivano la tempesta che si sarebbe abbattuta su di essi. Il 28 giugno di quell'anno, un esaltato studente serbo, assassinando l'erede al trono austro-ungarico, colpì a morte anche l'Europa. Come mai? Una cattiva notizia, Santo Padre. Oh, Signore. Eminenza. Buongiorno, Don Giovanni. Come sta il Santo Padre? Avrebbe bisogno di buone notizie. Come sta, Santo Padre? Ma... Che segna stamattina il barometro diplomatico? Tempo variabile, Santo Padre. Ma c'è speranza di arrivare ad un pacifico componimento fra Austria e Serbia? Invitai il mondo ad instaurare omnia in Cristo perché previdi la tempesta quando gli altri si ostinavano a non vedere. Ora la vedono, ma è troppo tardi. Tardi? Lei crede che... La situazione dell'impero austro-ungarico è senza via d'uscita. Ecco un rapporto del nunzio a Vienna. Il primo ministro ungherese Conte Tizza, pacifista convinto, gli ha riferito punto per punto un drammatico colloquio avuto col ministro degli esteri Conte Berthold. Fra un'ora dovrò riferire a Sua Maestà. Nulla gli è stato risparmiato. La fucilazione del fratello, il suicidio del figlio, l'assassinio della moglie, Sarajevo e oggi queste tragiche responsabilità. Mi ha preparato qualche appunto, eccellenza? Appunti, promemoria, rapporti possono servire a illudere gli altri, ma noi sappiamo tutto. Ah, vostra eccellenza si diletta... Dilettarmi? No. I psicologi affermano che i disegni di questo genere, cosiddetti involontari, esprimono le nostre idee ossessive, e Dio sa quante ne abbiamo. Però può servire a chiarire le idee. Guardi.
Lei, come ministro austriaco degli esteri, vuol rintuzzare la tracotanza dei serbi e fa scrivere dal nostro imperatore all'imperatore di Germania. Il Kaiser si dichiara pronto a marciare al nostro fianco e ci invita a punire i serbi. Ma l'orso russo lascerà schiacciare la piccola Serbia? Ecco il problema. L'orso russo non si muoverà. È un'opinione, non una certezza. Ma è un'opinione avvalorata. Ma resta sempre un'opinione. E non basta per sentirsi forti al punto da inviare alla Serbia una nota inaccettabile. Ma li legge i giornali serbi, lei? No, alla mia età l'unica lettura dovrebbero essere i classici. Sono tutta un'esaltazione degli assassini di Sarajevo. Senta, senta cosa scrivono. L'attentato si rivela di più in più come una conseguenza della malsana situazione della monarchia. È ammissibile un tale linguaggio? Il nostro impero è una specie di serraglio. Giusto. E guai se il domatore si perde di coraggio o lascia aperta una gabbia. Posso essere d'accordo. E allora bisogna punire la Serbia e porla in condizione di non nuocere. E se la Russia darà manforte alla Serbia? Ecco il problema che lei elude. O ha già risolto. Ripeto che la Russia non si muoverà. Lo zar vive in perpetua angoscia per gli attentati. Il governo russo vede dovunque dinamitardi e nichilisti e non darà mai la sua solidarietà ai terroristi di Sarajevo. Lei crede? Sai, spesso la politica se ne infischia delle paure dei sovrani. E l'imperialismo panslavo, caro Conte, è una marea che da secoli batte i nostri confini. Eh sì, ma se non otterremo piena soddisfazione dalla Serbia, se non daremo un esempio, anche i boemi, anche i polacchi, i triestini, i trentini, sicuri ormai dell'impunità, imiteranno quelli di Sarajevo. E sarà la fine. Probabile. Ma anche voi ungheresi ne uscirete con le ossa rotte. Per questo non voglio la guerra. Conte, parliamoci da uomo a uomo. Mi crede al servizio dei mercanti di cannoni? Avrei usato altro linguaggio. E allora parliamoci a cuore aperto. Interroghiamo insieme la Sfinge. Caro Conte, ne conosciamo già la risposta. Il tono forte con la Serbia rischia di scatenare l'orso russo contro di noi. La Germania volerà il nostro soccorso, ma la Francia non lascerà schiacciare l'alleato russo e l'Inghilterra non starà a vedere. Altro che guerra, sarà un uragano di ferro e di fuoco da battersi sull'Europa. E poi? Ma se la Serbia resterà impunita, i popoli dell'impero si solleveranno e un impero non muore senza scatenare la guerra tra chi vorrà dividere le sue spoglie. Siamo fra due abissi. Tragica situazione quella dell'Austria. E le altre potenze? La Francia sul qui vive, Inghilterra e Italia danno consigli di moderazione. Il gioco diplomatico si fa sempre più serrato. Se per i re e per i governi l'Europa è una scacchiera dove si gioca la fortuna e l'effimera gloria del mondo, per noi, per la Chiesa, l'Europa è lo spirituale, sacro e pacifico impero che i martiri e i santi hanno creato e unificato in Cristo sulle rovine del paganesimo e della barbarie. Esasperati i nazionalismi si sono scatenati e minacciano di infrangere l'unità cristiana dell'Europa. Allo scatenamento dell'odio dobbiamo rispondere con la mobilitazione dell'amore e della carità. Vostra Eminenza, impartisca ai nunzi apostolici precise istruzioni. Siano essi davvero nunzi e apostoli di pace. Usino e consiglino ogni mezzo per raggiungere un pacifico componimento. Portino ai regnanti e ai governanti l'esortazione del Romano Pontefice. E tutta la Chiesa si raccolga nella preghiera alla infinita misericordia di Dio. E la Santa Vergine, la Regina della Pace, interceda per noi.
poniżyti belskim zapowiedima. Radca Austrom jeny zbieżiv, ali Srbija će slomiti tursko carstvo tako kako je slomila carstvo Austrije i Hungarije. Nek nam Bog pomogne. Großdeutschland wird mit einem umfangreichen Kolonisationsprogramm im Innern Europas, insbesondere aber in Russland, begründet werden. Diese fruchtbare Erde wird rationelle Verwendung finden durch deutsche Beharrlichkeit und Ausdauer, die der stumpfen Faulheit des Muschiks hundertfach überlegen sein wird. Милостивые государи, государи, господа офицеры, выпьем за счастье и зла славу Святой Руси. Давно ждальный час скоро пробьет, и в Святой Софии Константинополя восстановим скипер древней державы, которой нам следует по священному праву. Les Boches s'apprêtent à nous attaquer pour la deuxième fois. Le but de l'impérialisme allemand est la destruction de la France et la domination du monde. Mais jamais! Alla viltà pacifista dei passatisti, la giovinezza futurista risponde guerra! Perché la guerra è la sola igiene del mondo! Very good, sir. The home fleet has received orders to concentrate that copper flow within 48 hours. Civiltà che al posto del Vangelo ha messo la dea ragione e la satanica volontà di potenza precipita verso la catastrofe. Verranno i giorni dell'ira, ma noi dobbiamo lottare fino all'ultimo per salvare la pace. È così arduo, così difficile lottare per la vera pace. Lo so, ma noi non defletteremo. Tuttavia c'è chi pretende. Chi? L'ambasciatore austro-ungarico sollecita un colloquio da vostra santità. Io ho tentato di rinviare. Perché rimandare? Il pontefice romano non sfugge alle sue responsabilità. Fissi dunque l'udienza per il signor ambasciatore. Per evitare ogni indiscrezione, l'ambasciatore supplica di essere ricevuto segretamente, di primo mattino. Venga pure all'alba, se crede, e sarà meglio sbrigarlo. Allora, domattina, se vostra santità... D'accordo. Che facciamo, Don Battista? È tardi. Beh, aspettiamo che chiami. Ma lei, Don Battista, lei potrebbe... Io? Sì, lei. È suo nipote. È arrivato oggi dal Veneto e non l'ha ancora salutato. Mi aiuti, mi dia una mano. Il Santo Padre deve riposare. Insorgerà nazione contro nazione. Signore, non ricordare i nostri peccati.
e non far vendetta delle nostre iniquità. Ciò, Benedetto. E quando sei venuto? E perché sei venuto? Per accompagnare un mio buon parrocchiano che deve sbrigare alcuni suoi affarucci in certi uffici. Ma riparti subito? Sì, Santità. Il tuo posto è nella parrocchia. Come sta, Vostra Santità? Beh, ti ne vedi? Anche le zie mi dicevano... Poverite. Se Vostra Santità desidera restare solo. Il Papa è sempre solo. La solitudine. Ecco la gloria del mondo. Solo. Sempre solo. Avessi anch'io la forza di San Leone Magno. Un uomo inerme affrontò Attila da solo. Potessi come lui fermare questo nuovo flagello che sta piombando sugli uomini. Che disse mai San Leone ad Attila per convincerlo a tornare indietro? Nessuno lo saprà mai. Oh, l'infinita potenza dei santi. Ma io non sono San Leone. Sono un povero prete di campagna. Non sarà necessario nessun Raffaello per eternare le mie gesta. Santità, io... Non oserei mai contraddirla, ma 11 anni di pontificato. E che anni? Ordinaria amministrazione. Ordinaria? Ma tutte le battaglie che... Ogni papa ha le sue battaglie. Ma Vostra Santità ne ha avute tante. La difesa della Chiesa francese che ha segnato la fine del gallicanesimo. E la lotta contro il modernismo. La riforma della musica sacra e del clero. Del codice di diritto canonico. E l'abolizione del veto all'imperatore d'Austria. Il Signore mi ha aiutato. Santo Padre, è il dono dell'Eucaristia ai fanciulli. Vostra Santità è per tutti i cristiani la più grande difesa della Chiesa, la forza della fede. Taci! Tieni le tue lodi per i santi. Non è il tempo di ricordare. Dobbiamo pregare. Solo pregare. Pregare tanto. Signore, aiuta questo spietato giudice di se stesso e accetta le sue preghiere. Egli si rifugia ancora una volta in te. Riportali alla memoria la sua vita, che ti dedicò fin da bambino come per un inconscio presagio. Fagli rivedere il santuario delle Cendrole. Oh, Andy, dove vado? Vieni qua! Vieni qua!
sapevi? Sulla strada di Castelfranco, percorse e ripercorse ogni giorno per andare a scuola, quando già accettava la povertà nella quale umilmente volle sempre vivere. Su, Beppi, ti porto a casa. Te cammini descalzo e in careto ti te metti le scarpe. Dino, in careto e sparagno. Ah. E riportalo a Riese nella modesta e pia casa natale. Ricordali quando giunse la buona novella. Lo metto in letto. Su, Fioia, anche a voi altri. Permesso? Oh, Don Fusarini. Ma quale onore, prego, prego, la venga avanti. Lesé. Lesé. Lesé il posto al seminario di Padova. Vede che il patriarca Monigo non se ne smentega dei suoi compaesani più meritevoli. Beppi, vieni qua. E ringrazia il Signore. Che certo medita qualche disegno. Su di te. Ricordali il giorno del distacco dei suoi cari. Ricordali le loro tristezze e la cristiana rassegnazione con la quale lo affidarono a te, che lo avevi chiamato per rimandarlo fra loro più tardi. Dove era stato battezzato, celebrò la sua prima messa. Signore, come ti facesti obbediente fino alla morte di croce, ti offro la mia vita e che la tua volontà si compia sempre su di me. Riconducilo a Tombolo e a Salzano, ai primi anni del suo entusiastico e fruttuoso ministero. È meglio che non ti canti. Da capo. Uno. Do. Momi, perché ti va via? Ti dispiace di non cantare? Allora canta. Canta e stona, ma non andar via. Vieni qua. No, no, vieni qua. Signor Capellan, fai bestemmia. Venite, tombolani, venite! Qui si imparano gratis le più belle bestemmie! Venite, donne, venite, figli, portate anche i bambini! C'è chi si vende l'anima per comprarsi un paio di buoi e c'è chi se la vende per comprarsi l'inferno! Venite, venite, perché qui ci sono i più bravi bestemmiatori che quando poi sono in punto di morte chiedono la soluzione! Perché allora quei bestioni non sono più bravi,
Andiamo, levi la mano. Levi la mano, se no porca. Soffio, cante, cante forte, forte. Dottor Benedetto, ti stringhiamo. Ehi, lei, per carità, signor. No, sono venuto a prima mi, dottor. Mi velo do. E mia figlia, dottor, 20 anni, ragazzi. E mi dica, cosa vuole fare? Oh, signor, anche la Giulia. E se moriva a 25 morti in 3 giorni? E allora, dove andiamo? Da me, dottor. Da me, basta sapere cosa vado a fare, dottor. Cosa c'ha il tuo uomo? E se è tutto rosso, gli ha una gran febbre. Se è tutto rosso, sì, allora non è colera. Madonna, te ringrazio. Va là, va là. Che dura ancora la sbornia di ieri sera e finché dura l'epidemia, dica che il beva, dottor? Il garrison, col colera, è meglio la grappa che il dottor. E di tutto sa gare. Gli ha una gran febbre, dottor. E allora, dove andiamo? Da mio, dottor, mi calma, calma, calma. Su. Bevi? Hai sentito cosa ha detto il dottor? Gali magnai putei? Come stanno? Cosa ha detto il dottor? Sta bene, purtroppo. Cos'è sto purtroppo? Comore un amare con 3 fiori piccoli. Se è meglio che muore anche i fiori. Fatto l'acqua. Bella fiducia che ti gane la provvidenza. Ah, bella provvidenza. Andiamo a portare via la donna. Cosa faccio adesso da solo? Cosa che abbiamo fatto del male? Peccai? Mi, forse, sarò un peccatore. Ma questi sei tra innocenti. Ega un bel predicarlo. Ma qui o è su, se sta ingiusto. Forse ti gara su. Che bea falce. La taglia come un rasoio. Me taglieria il cuoio. Con un colpo netto. T'ho visto sul lavoro. Ti sei il più bravo de Salzano. Se crede di consolarmi con la mia bravura. No. Dicevo così perché quella falce là mi fa ricordare la storia del falciatore. Te la conosci? Caro Lu, non cerca di sciarirmi il tempo. Questo è tempo di biasteme. E se mi te pregasse di bestemmiar dopo che te contà la storia? Io lo chiamava Falson perché il maneggiava la falce come un'arma. Non restava neanche un filo d'erba in pie, una maraveggia. Ed ecco che una mattina all'alba il sente una vosetta che gli dice: buon uomo, ti scongiuro, risparmiami, non tagliarmi. Ti puoi immaginarti se il nostro uomo non si restava sasso. Ciò chi parlava c'era un fior d'aliso. Conoscete voi altri quei bei fiori azzurri? Messa da banda la sua gran maraveggia, l'uomo ha domandato: ma perché non dovrei attaggiarti? Perché fra poco verrà la tua bambina e mi coglierà e mi porterà alla Madonna, risponde la vosetta. Quel che ha deciso Falson, ti può immaginartelo. Allora disse: bene, Fiordaliso, per amor della mia bambina te lasso in pie. Ma ecco che all'improvviso si leva nell'aria come un sussurro: buon Falson, sì, giusto, lascia in piedi anche noi. Cosa c'era, gli altri fioretti che parlava? Sì, signor, proprio loro. Allora Falson disse: cari da Dio, mi son tanto povero e prima del tramonto devo ammucchiare 10 carichi di fieno.
e se dovessi distinguere i fiori dall'erba, perderei del tempo e alla sera il padrone non mi pagherebbe il salario. E senza salario come faccio a sfamare la mia famiglia? Salve, Nemisolo, pregava il Fiordaliso, io sono il più bello di tutti. Ma tutti i fiori di Dio sono belli, rispondeva Falson. Sì, giusto, Falson, pregava tutti gli altri fiori. Allora Falson si fermò a pensarlo un momento, poi continuò. Ma se son giusto con te, Fiordaliso, sono ingiusto con tutti gli altri fiori. E se son giusto con tutti gli altri fiori, sono ingiusto con la mia famiglia facendole soffrire la fame. E come finisse la storia? Domandigalo a tuo padre, anche lui è un falsatore. Dai, papà, conta. Ho capito. Allora, se ti ha capito, ti può sfogarti. Coraggio, sfoghiti. È ancora ingiusto quello lassù? Bravo. Ti sei un uomo. Su, dagli la graspa a tuo padre, la sei come una medicina. Medagami. Coraggio. Su, Fiori, prepara i piatti. Poiché lo innalzasti proprio perché si sentì sempre indegno, aiutala ancora. Ricordali il trepido smarrimento quando... Sua Santità si è degnata di nominarla vescovo di Mantova. Vescovo? Io? I miei rispetti, Eccellenza. Oh, benvenuta. L'attendevo. L'ho fatta chiamare perché devo affidarle una missione un po' speciale. Oh, c'è da chiedere soldi a qualche spilorcio? Ecco, si tratta veramente... Lei sa del clamoroso fallimento... Giusto castigo per quel manigoldo. Signora, quel manigoldo ha più bisogno di carità che di castighi. Dobbiamo aiutarlo. Aiutarlo? Dopo quello che ha fatto? Aiutare chi ha gettato del fango su Vostra Eccellenza? Vostra Eccellenza ha dunque dimenticato che l'autore di quel sudicio e anonimo libello contro di lei è proprio lui. Ad autore anonimo, soccorso anonimo. Anonimo, signora. Ecco la sua missione. Oh, signore, al tuo vicario, angosciato dalle minacce di guerra, ricorda le sue lotte e le sue vittorie per la pace cristiana dei cuori e delle famiglie. Lei mi aspetti qui. Bene. Ma questa visita la se fora programma, monsignor? Cosa ti sa ti? Gaemo visitato tanti poareti, ma questa la se casa la signori. Caro ti, anche i ricchi i ga tanto bisogno. Avanti. Signora contessa. E il patriarca? E il patriarca? Sì, signora contessa, e sta saendo un scaù. Qui? Sì, signora. Va bene. Digli che vengo subito. Sì. Va?
Corri. Eminenza. Ma come io? Ho fatto come Maometto. Siccome la montagna non andò da lui, eccetera, eccetera, lei mi intende? Non ho aderito all'invito di vostra Eminenza e me ne sono scusata per non darle un dispiacere. È così? Lei si prepara a darmene uno molto più grande. Più grande dei miei? Oh. La provvidenza è stata così ingiusta con me. Lei si permette di giudicare la provvidenza? Non giudico. Io sono una donna infelice, Eminenza. Molto infelice. Avevo diritto ad un'altra sorte. Di fronte a Dio non si hanno diritti, ma doveri. Solo doveri. Ma io ho sempre fatto il mio dovere. Il primo, il supremo dovere di una sposa cristiana è quello di ritenere il matrimonio un sacramento indissolubile. Lei invece sta per divorziare attraverso un pasticcio legale in Ungheria. È la ricchezza che le consente questo triste privilegio. Perché non è venuta da me? Non sarebbe servito a niente. Ma venne da me per chiedervi di benedire le sue nozze e per implorare la speciale benedizione del Santo Padre. È molto chic, non è vero? Chic. Può darsi. Ma in quel momento mi sembrava di aver raggiunto la felicità. E quando venne da lei per sollecitare la benedizione del Santo Padre, ero in perfetta buona fede. E allora, perché non è venuta da me anche in questa triste occasione? Perché Vostra Eminenza non avrebbe approvato. Ma naturale. Prima si divorzia. E poi tutto si accomoda. No, cara signora, non si accomoda niente quando si decide di vivere in peccato mortale. Ma io ho il diritto di rifarmi la vita. Io voglio rifare la mia vita. Bel modo di rifarla. L'uomo al quale dovrei restare legata mi ha tradita, mi ha umiliata. Mi ha derisa, mi ha insultata, mi ha quasi impoverita, capisce? E con ciò? Crede che questa vita sia una gita di piacere? E io? Dovrei sacrificare tutto a un mascalzone. Le mie speranze, il mio avvenire, le mie gioie, il mio diritto all'amore. C'è un solo amore che non può essere sacrificato, ed è l'amore di Dio. Certo, cara signora, è un amore difficile, assolutamente diverso da quello descritto dai romanzi ameni, perché quell'amore tutto dà e niente chiede. Quell'amore è abnegazione, è carità. Faccio già tanta carità. Lei fa della carità facile, ma c'è un'altra specie di carità. Quella, per esempio, che una sposa cristiana deve usare verso un cattivo marito. No. Non posso più vivergli accanto. Ma il suo esempio, la sua quotidiana abnegazione possono servire a ravvedere questo peccatore e a ricondurlo a Dio e a lei. Ha pensato che questo può succedere, perché è già successo tante altre volte. Ma se lei l'abbandona, se lei diserta il campo di battaglia che Dio le ha assegnato, lei perde un'anima e perde certo se stessa. Che devo fare? Perdonare. Sapeste, Eminenza, quante volte ho già perdonato. Ma il mio perdono non è servito altro che a incoraggiarlo, a spronarlo a ricominciare. L'altro giorno mi ha detto, ridendomi sul viso, tu perdoni perché sei vile. Così mi ha detto. Con questa moneta sono stata ripagata. Con la stessa moneta fu ripagato colui che salì sulla croce.
Oh, la croce, la croce. Io mi sento schiacciare sotto il peso di questa mia croce. No, no, non è possibile. Non ce la faccio. Non posso, posso. Anche Gesù implorò il padre di risparmiargli quel calice colmo di amarezze. Anche Gesù cadde sotto il peso della sua croce. Abbracci la sua, signora. Si stringa forte quella croce. Se Dio gliela impone, vuol dire che non l'abbandona. Ritroverà Dio in cima al suo calvario. Lo ritroverà in fondo al suo dolore. Se io non la vedessi piangere, dibattersi, esitare, dubiterei della sua salvezza. Ma Dio è già nel suo pianto. Lei è già prigioniera del Signore. Preghiamo. Sì. E ringraziamolo insieme. Sì, anch'io lo ringrazio. Perché se il Signore non tenesse la sua santa mano sulla mia testa, chissà cosa ne sarebbe di questo pover'uomo. Preghiamo. Sì. Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Grazia plena. Dominus tecum. Morte del Papa! È morto Leone XIII! Terzo! Le Papa è morto! Umbro e Sveti ontas Papa! Pope is dead! Snet rinscava Papui! Tutti i cardinali a Roma per il conclave! Buon viaggio. Buon viaggio. Don Giovanni, ve lo raccomando a lui. Fate presto con questo conclave, tornate subito. Posa su di ella. Signora, la gauna ben brutta opinione dello Spirito Santo. Cosa farai fuori di Venezia senza di te? Vivo o morto, tornerò. Venezia mia. Lavoriamo un po'. Queste sono più urgenti.
Quest'altre le sbrigheremo a Venezia, dopo il conclave. Io, Mario Principe Chigi, maresciallo perpetuo del conclave, capitano delegato alla custodia dei palazzi apostolici, prometto e giuro di essere fedele al sacro collegio degli eminentissimi cardinali di Santa Romana Chiesa e di custodire con cura e fedeltà il conclave riunito per l'elezione del futuro sovrano pontefice. Di non permettere o consentire che gli eminentissimi cardinali o qualcuno degli addetti alla loro persona siano in alcun modo sottomessi ad altri obblighi che quelli stabiliti dalle costituzioni apostoliche riguardo l'elezione dei sovrani pontefici romani. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelia. Sic me Deus adiuvet et ex Santa Dei Evangelia. Ultima edizione fino adesso. Ultima edizione. Pronto. Domani comincia il conclave. Quanto è? 20 e 20, 40. Domani per voi cominciano i buoni affari, eh? Ogni morte di papa. Grazie. Oggi abbiamo assistito alla fase preliminare del conclave. Tra poco sarà chiusa l'unica porta che ancora ci mette in comunicazione col mondo esterno. Domani cominceranno le votazioni. A noi della segreteria del conclave, la Divina Provvidenza ha concesso il grande privilegio di esserne testimoni. Cerchiamo di esserne degni. Et que le Saint-Esprit nous tienne sous sa divine protection. À demain. À demain. Éminence, enfin j'ai l'honneur de faire la connaissance personnelle du patriarche de Venise. Très enchanté. Gallice non loquor. Non parle la francese? Allora non è papabile. Verum est, eminentissime domine. Non sum papabilis. Deo gratias. Extra omnes. Extra omnes. Eccellenza, da questo momento siamo nelle vostre mani.
Eminenza, ho giurato fedeltà al conclave. Chiamo a testimonio nostro Signore Gesù Cristo che deve giudicarmi che io eleggo colui che secondo Dio giudico debba essere eletto. Chiamo a testimonio nostro Signore Gesù Cristo che deve giudicarmi che io eleggo colui che secondo Dio giudico debba essere eletto. Allora, in conclave sarebbero... 63. 62, perché Sua Eminenza Noran, arcivescovo di Sydney, data la distanza, non ha fatto in tempo. E se arrivasse adesso? Sarebbe una complicazione, perché le formalità procedurali sono piuttosto complesse. Togliere i sigilli, redigerne atto, mettere nuovi sigilli... E secondo lei chi sarà Papa? L'Eminentissimo che raccoglierà almeno i 2/3 dei suffragi, cioè 42 voti. Ma chi potrà essere? Dopo il conclave lo sapremo. E previsioni? Non ci sono previsioni? Rampolla. Nessun dubbio. Rampolla è il più preparato, il più autorevole. Ed anche come segretario di Stato del defunto pontefice ha dimostrato una personalità di prim'ordine. Ma anche Sua Eminenza Gorgi. 100 contro 1 che sarà Rampolla. Caro signore, sa cosa dice un vecchio proverbio vaticano? Chi entra papa in conclave ne uscirà cardinale. Molto spiritoso. Ma Rampolla farà eccezione. Reverendissimo signor Cardinale Rampolla. Reverendissimo signor Cardinale Rampolla. Reverendissimo signor Cardinale Gotti. Reverendissimo signor Cardinale Sarto. Reverendissimo signor Cardinale Gotti. Reverendissimo signor Cardinale Rampolla. Ecco, signore, un poco più a sinistra dello spigolo. Ah, ecco, l'ho visto. Ma non esce fumo? Perché non è ancora finito lo scrutinio per la votazione di stamani. E appena esce fumo il Papa è fatto? Che c'è da ridere? No, signore, il Papa è fatto se esce fumo bianco. Se esce fumo nero, invece, la votazione sarà rinnovata nel pomeriggio e se occorre anche nei giorni seguenti. Guardi di Roma! Prima votazione! Reverendissimo signor Cardinale Rampolla, voti 24. Reverendissimo signor Cardinale Gotti, voti 17. Reverendissimo signor Cardinale Sarto, voti 5. Reverendissimo signor Cardinale Di Pietro, voti 2. Gli eminentissimi cardinali vogliono divertirsi alle mie spalle. No. Reverendissimo signor Cardinale Vanuttelli, voti 4. Reverendissimo signor Cardinale Aurelia, voti 2.
5 e mezza, qui. Alle 5 e mezza, ma non sa andare. Guarda che più. Seconda votazione. Reverendissimo signor Cardinale Rampolla, voti 29. Reverendissimo signor Cardinale Gotti, voti 16. Reverendissimo signor Cardinale Sarto, voti 10. Reverendissimo signor Cardinale Di Pietro, voti 4. Reverendissimo signor Cardinale Oreglia, voti 2. E così? E torneremo domani. Chiedo al mio eminentissimo signor Cardinal Decano l'alto onore di una pressante comunicazione al Sacro Collegio. Che vorrà mai dirci l'arcivescovo di Cracovia? Non si preoccupi. Nei disegni della Divina Provvidenza rientra anche quello che dirà il Cardinale Puzzina. Mi faccio un onore, essendo stato chiamato a questo ufficio d'altissimo ordine, di pregare Vostra Eminenza, in qualità di decano del Sacro Collegio e di Camerlengo di Santa Romana Chiesa, di voler apprendere per sua informazione e per poterlo riferire ufficialmente in nome e per l'autorità di Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria e re d'Ungheria, che Sua Maestà Apostolica, intendendo usare di un diritto e di un antico privilegio, pronuncia il veto di elezione contro il mio eminentissimo signor Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro. Eminentissimo arcivescovo di Cracovia, questa comunicazione non può essere accolta dal conclave, né a titolo ufficiale né a titolo ufficioso. E non ne sarà tenuto nessun conto. Mi dolgo per il grave affronto fatto alla libertà della Chiesa e alla dignità del Sacro Collegio e protesto energicamente. Per quanto concerne la mia umile persona, nulla di più gradito e di più glorioso poteva accadermi. Chiamo a testimonio nostro Signore Gesù Cristo che deve giudicarmi, che io eleggo colui che secondo Dio giudico debba essere eletto. Chiamo a testimonio nostro Signore Gesù Cristo che deve giudicarmi, che io eleggo colui che secondo Dio giudico debba essere eletto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, oggi avremo il Papa, eh? Sì, lui è il filo diretto col paradiso. Scherzo a parte, ragazzi, sì, eminentissimi cardinali non si sbrigano, io non so che cosa trasmettere. Ho descritto Piazza San Pietro, la chiacchiera delle genti, il tramonto di Roma, adesso sono all'asciutto. Lo Spirito Santo, oltre ad illuminare i cardinali, dovrebbe pensare pure a noi.
scherza con i fanti. E lei, caro signore, è sempre sicuro, 100 contro 1, per Rampolla. E lei, Herr Professor, sempre sicuro del suo cardinale Gotti? Ah, quello lì, grande personalità, lucente, freddo, solido come il marmo, grande papa. Grande statua, allora. Vedremo, vedremo. Vedremo, vedremo. Referendum, please. Chi per Rampolla alza la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per Gotti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contro 11. Astenuti 3. Momento. Mino me astengo. Missa de Venezia e dico sarto. Sarto. Figura di sfondo. Campa di lista. Reverendissimo signor cardinale Rampolla. Reverendissimo signor cardinale Sarto. Reverendissimo signor cardinale Rampolla. Reverendissimo signor cardinale Sarto. Quarta votazione. Reverendissimo signor cardinale Rampolla, voti 30. Reverendissimo signor cardinale Sarto, voti 24. Reverendissimo signor cardinale Gotti, voti 3. Colleghi, ancora fumata nera. Ma che padre, la scongiuro, un pronostico, una indiscrezione. Secondo lei, chi sarà il vincitore? È così facile indovinarlo. Ah. Mi dica, mi dica. In conclave c'è sempre un solo vincitore. Sarto è un uomo di Dio e del popolo. È proprio quello che ci vuole in questi tempi difficili. Cara e santa persona il patriarca di Venezia, ma avrà abbastanza polso. Eh? È di buona razza campagnola. Sono un povero prete di campagna. Dimenticatemi. Non so neanche parlare una lingua estera. Nostra lingua latina. Sufficit. Non sufficit. Caro Eminenza Gibbons. Nemo iudex. In causa propria. Non insista, Eminenza Ferrari. Dimenticatemi. Non costringetemi a rifiutare. Ma perché tanto ostinato? Non è ostinazione. È il suo domine non son dignus. Ricorda io, signore, la vigilia della sua elezione a pontefice. E la forza che le desti anche quella lunga notte. Non c'è, Eminenza. Ma nessuno? Neanche il conclavista. Venga.
Eccellenza, sono il segretario del conclave. Vengo in nome dell'eminentissimo Cardinal Decano. Che volete? Vostra Eminenza persevera? Il Cardinal Decano dovrà darne comunicazione al Sacro Collegio per evitare un'inutile votazione. Persevera, Eminenza. Abbia la bontà di attendermi. Lei dunque persevera. Eminenza. Ritorni a Venezia, se crede, ma vi andrà con l'anima lacerata dai rimorsi. Sono indegno, sono incapace di assumere tanta responsabilità. Ben più grave ne assume, col suo rifiuto. Ma sono debole e infermo. Non sopravviverò sotto il tremendo peso. Applichi la frase di Caifa. Meglio che uno muoia per la salute di tutti. Dio. Dio mio. Signor Cardinale Sarto, voti 50. Eletto. Habemus pontifice. Accetti la tua elezione canonicamente avvenuta a Sommo Pontefice? Che questo calice sia lontani da me. E non di meno che la volontà di Dio sia fatta. Accetti la tua elezione canonicamente avvenuta a Sommo Pontefice? Accetto in croce. Come vuoi essere chiamato? Poiché devo soffrire, prenderò il nome di quelli che hanno sofferto. Mi chiamerò Pio. Anche in questa difficile elezione. E la nave di Pietro ora è governata da un santo. L'apocrifa profezia di Malachia per il nuovo pontefice è Igni Sardes. Apocrifa ma esatta,
L'anima di Giuseppe Sarto è davvero un fuoco ardente. Sempre più ardente di carità e di fede. Grandi furono le sue opere, ma infinitamente più grande fu il suo amore per gli umili e per i fanciulli. Oggi mi ritrovo fra voi, dilettissimi figli del popolo, con la stessa fiduciosa speranza con cui Gesù si ritrovava tra i più umili figli della sua gente. Da essi Gesù trasse i suoi apostoli. Da voi attendo la restaurazione di Cristo nel mondo. L'attendo da voi perché i veri, i grandi miracoli della vita si preparano e si attuano nel cuore del popolo. Ed ora, gran Dio, all'alba del nuovo giorno, aiutalo a vincere la superbia di coloro che non guardano il cielo e infondigli luce e forza per farli superare le prove a cui lo chiami. Vai preparare per la messa. Mi dica dunque, signor ambasciatore. La situazione precipita, santo padre. Dirò meglio, minaccia di precipitare a causa dell'ostinazione del governo serbo, il quale si rifiuta di accettare le conseguenze dei suoi atti. Appunto in previsione di una crisi che potrebbe sfociare in un conflitto, il governo di Sua Maestà Imperiale Reale mi incarica di far presente a vostra santità la ferma fiducia di Sua Maestà e dei suoi popoli nella solidarietà della Santa Sede. L'orrendo delitto compiuto a Sarajevo non può restare impunito. Ma noi non abbiamo mai mancato di manifestare pubblicamente tutta la nostra esecrazione. Santo padre, non basta esecrare e punire gli autori materiali del delitto. Bisogna porre la Serbia in condizioni di non nuocere. Ma questa è un'esigenza a cui la sede apostolica è del tutto estranea. Certamente, ma il mio governo chiede soltanto di poter contare sull'incondizionata solidarietà morale della Santa Sede, se è vero, come è vero, che l'impero austro-ungarico è stato il più fedele paladino di Santa Romana Chiesa. Cosa sarebbe oggi dell'Europa e della Chiesa se l'Austria non avesse definitivamente infranto la minaccia musulmana sotto le mura di Vienna? La Santa Sede ha ottima memoria, signor ambasciatore. Ma la situazione odierna è diversa. In un'Europa che da un'ora all'altra può precipitare se stessa e il mondo in un conflitto spaventoso, la Chiesa deve restare simbolo e presidio di pace. La prego di riportare testualmente questa dichiarazione al suo governo. Sarà fatto, santo padre. Tuttavia, interpretando i sentimenti di Sua Maestà, oso sperare che vostra santità vorrà elargire la sua paterna e apostolica benedizione al nostro esercito. Io non benedico le armi, signor ambasciatore. Io benedico la pace. Io benedico ora e sempre tutti quelli che lottano per la pace di Cristo. In Cristo.
i giorni dell'ira. L'ora, l'ora dell'odio e della potestà delle tenebre. Un bicchiere d'acqua. Santità dovrebbe concedersi un po' di riposo. Altro che riposare. Ma oggi avrà una giornata particolarmente faticosa. Dovrà ricevere tutti gli allievi dei collegi pontifici. Lo so. Sono stati richiamati. E forse dovranno impugnare le armi. Presentata e vivente, la verità annunciata da San Paolo. Non vi è più tedesco, né francese, né spagnolo, né russo, né inglese, né italiano. Eccovi, figli miei, tutti fratelli in Gesù Cristo, simbolo e sostanza vivente dell'universale, fraterna, comunione delle genti in Gesù Cristo e nella fede della resurrezione. Tali siete, tali cercate di restare, anche se fra poco vi separerete. E nessuno sa quando potrò rivedervi. Ma ricordatevi, pur obbedendo alle leggi delle vostre patrie, non odiate, non tradite quella legge di amore e di carità che è ragione ed eterna gloria della nostra Chiesa. La guerra è una tremenda sciagura, ma è anche una prova che la provvidenza ci assegna per misurare noi stessi. Come i compagni del profeta Daniele, gettati nella fornace ardente, passarono incolumi in mezzo al fuoco, per la fede e la grazia del Dio vero, così voi possiate passare incorrotti e salvi attraverso la guerra, lottando e servendo Gesù Cristo. Con questo augurio che rinnoverò ogni giorno della mia vita e con la più paterna effusione del mio animo, io vi impartisco la mia benedizione apostolica. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Long live the Pope! Slim the Pope! Long live the Pope! Slim the Pope!
figlio polacco, padre santo. Polacco di impero russo. Anche io polacco, ma di impero tedesco. E anche voi? Domani dovreste diventare due nemici. Povera Polonia. Povera Europa. Buongiorno, Don Giovanni. Come va? Ha voluto alzarsi, professore. Alzarsi? Ma lei non doveva. Non dovevo, facile dirlo. Con sua santità non ci si può permettere. Adesso poi, con le notizie che gli porto. Santità. Vostra Santità questa mattina non avrebbe dovuto alzarsi e dovrebbe tornare subito a letto. Ne riparleremo. Santo Padre, la scongiuro, mi faccia questa grazia. Ma io non sono un santo. Se Vostra Santità non accetta i miei consigli, sarò costretto a declinare ogni responsabilità. Santo Padre. Obbedirò. Ma prima voglio celebrare la messa. Oggi no. Niente storie. Andiamo. Croce, ti offro
la mia vita per la salvezza del mondo. Miss Sally.